La Juve Stabia coglie il primo punto stagionale sul difficile campo del Martina al Tursi, e da dire però che la Juve Stabia ha avuto un doppio match point per portare a casa l'intera posta in palio, ma alla fine si è fatta ciuffare per ben due volte dalla squadra di mister Pellegrino. Forse l'inesperienza, la paura di vincere ha frenato l'11 di mister Ezzolino Capuano e alla fine ha concesso il fianco al ritorno ovviamente della squadra pugliese. Passiamo alla cronaca. Al quinto la Juve Stabia che si rende subito pericolosa, affaticato, innesca Capitan Caputo che si invola e al limite dell'area lascia partire un diagonale debole che finisce al lato. Al settimo la risposta del Martina, Manca riceve palle in aria e tenta il tiro a rete che è Sbilenco. Al nono occasione d'oro per le Vespe di Capuano, Pisani lavora un buon pallone sulla destra e scarica per Caputo, il capitano fa qualche metro palla al piede e tenta il tiro che fa la barba al palo. Al 19esimo i pugliesi collezionano l'occasione più interessante che porta Favasulli alla conclusione di prima intenzione che finisce di poco alta all'incrocio dei pali. Al 39esimo il gol della Juve Stabia, gol dell'1 a 0, punizione battuta da Marzocchi che tocca in aria per Correale, il giovane esterno della Juve Stabia va al tiro di prima intenzione, il pallone si va ad infrangere sulla traversa ed esce fuori dalla linea bianca, il più lesto lo rollega che di testa mette la palla in rete e festeggia con una capriola alla Obafemi Martins. Si va a riposo con la Juve Stabia in vantaggio per 1 a 0, nel secondo tempo pronti via la Juve Stabia mette a segno subito il secondo gol, angolo corto battuto da Caputo per Marzocchi, palla nuovamente al capitano della Juve Stabia che centra corto in aria, Di Bernardino in tapin fa secco il portiere Mancini. Il gol sembra una mazzata tremenda per il Martina, ma al 12esimo la squadra pugliese sfiora il gol con un fintente di Guariniello che supera di poco la trasversale. Un minuto più tardi invece Pisani in azione di contropiede che cerca un tiro a rientrare e sfiora la terza rete per la Vespa. Al 28esimo il Martina accorcia le distanze, Bruno pesca il jolly su punizione, un tiro radente per la soterra che si va ad insaccare le spalle di Trini. Al 43esimo poi Bruno incorona la sua giornata veramente d'autore pescando un autentico jolly dal limite dell'area, una conclusione velenosissima che si va a infilare all'incrocio dei pali con Trini che non può nulla. E proprio Trini sul recupero nega anche il terzo gol, quello della vittoria, e quella sarebbe stata la beffa pesante per la Juve Stabia, ad Costantini andando ad alzare con la mano il corner, un colpo di testa ravvicinato dell'attaccante del Martina. Finisce 2-2 al Tursi con tanti rammarico in casa Juve Stabia, ma con la consapevolezza di una squadra che comunque è in crescita e con soprattutto la buona prova dei nuovi acquisti Olorun Leke, Affaticato e Baclé. Ritorna.